L'obiettivo di essere presenti in Expo chiaramente è di partecipare a questa grande manifestazione di carattere internazionale alla quale ha partecipato tutta la nostra organizzazione di rappresentanza Conf Cooperativa Nazionale. Nella settimana che ci è stata assegnata come Federcultura Turismo Sport abbiamo pensato di dare spazio non tanto alla nostra presenza istituzionale di rappresentanza ma alle cooperative, alle singole cooperative e quindi alle loro esperienze, alle loro capacità, ai loro progetti, ai loro prodotti, considerato che appunto la nostra federazione conta oltre 1300 cooperative in tutta Italia di sei settori che sono il turismo, la cultura, la scuola, lo sport, le comunicazioni, l'editoria e lo spettacolo e quindi evidentemente rappresentano un'eccellenza e una ricchezza, rappresentano una filiera e rappresentano una presenza che sul nostro territorio forse è ancora troppo poco visibile e conosciuta ma rappresenta assolutamente una assoluta maggioranza degli eventi, dei servizi, dei prodotti che il cittadino utente può incontrare quando va a visitare, quando va a fare un'esperienza, quando va a usufruire di scuole o di impianti sportivi o di teatri o di musei. Expo come vetrina e come luogo di incontro. Per una settimana Federcultura ha messo in vetrina esperienze e lavori delle cooperative che interagiscono con il mondo della cultura, ad esempio i narratori del gusto. Narratore del gusto vuol dire essere un intermediario, un facilitatore di un processo di conoscenza che permette al turista, a chi si approccia a un prodotto enogastronomico e non solo, di conoscerlo attraverso delle attività ludiche e interattive con il narratore del gusto e con il produttore. È un'esigenza che è nata nel 2012 da un gruppo di associazioni, dall'ente turismo Langhebra e Roero, dal centro studi assaggiatori che hanno voluto e altre associazioni che hanno voluto proprio creare una figura professionale che riuscisse a utilizzare l'analisi sensoriale in modo un po' giocoso per istruire, formare le persone anche a essere dei cittadini un po' più consapevoli, dei consumatori consapevoli. Da lì nasce l'associazione che si chiama Narratori del Gusto, che ad oggi ha dai 64-65 soci ordinari, che vuol dire persone fisiche, che sono in grado di utilizzare queste tecniche e da una cinquantina circa di aziende, sparse un po' in tutta Italia, non solo, anche una in Giappone, aziende di eccellenza che credono in questa tipologia di progetto e che fanno network insieme per arrivare appunto alla qualità, all'eccellenza del prodotto e alla conoscenza di questa eccellenza.